Avevamo astutissimamente optato per un volo charter, che a metà prezzo offriva quasi lo stesso trattamento di un volo di linea. Ci fecero infatti partire dalla zona più elegante dell'aeroporto, dietro i cessi. Con noi un gruppo di alpini, temibilissimi. L'aereo era un terrificante Savoia Marchetti 1915 in tela cerata, precipitato 12 volte negli ultimi due conflitti mondiali e rifiutato ormai con orrore da tutte le compagnie del mondo. L'avete visto? Oh, vi volete sbrigare che dobbiamo partire, cazzo! Andiamo, svelti! Piano, porca puttana, che si rompe tutto! Come si rompe? Detto? La signora qui fa gentilmente notare che l'aereo ha una certa età e allora di usare una certa... Forza, faccia di culo! Avanti, avanti, stronzaccio! Non ho tempo da perdere io! Piano, piano, allacci la cintura. Excuse me, for more information, please go to the captain's shop to go, which is given time to be talking. Scusi signorina, c'è qualcosa che non va? Ma non mi rompere i coglioni, stronzone! Ha detto di non fare domande. Bene, bene. Ma perché avete il paracadute? Ma cosa sì, perché hai portato il paracadute? Ma no, questa è una gobba, cioè sì, una tasca. No, dice di no. Cioè un sistema per... Guardate, il quale buco? C'è un buco. Davanti a voi c'è il buco. State attenti. Caro Luke Mann, quella fu l'unica situazione fortunata di tutto quel viaggio.